Grazie professor Brusa. Io penso a tutte le opportunità che le scuole possono attivare con i vari progetti PON, no? Penso a tanti PON che hanno dei contenuti improbabili e invece un contenuto molto probabile potrebbe essere proprio questo, no? Il laboratorio di storia, perché non pensarlo? Lo pensiamo da quest'anno e le prossime richieste di progetti le facciamo su questi temi, visto che abbiamo una quota oraria, ahimè, settimanale molto ridotta, quindi cerchiamo di allargarla con queste possibilità che ci vengono offerte dal Ministero. E adesso la parola agli interventi del pubblico, che io ringrazio, perché capita raramente di vedere occupata quest'aula magna sino quasi al termine dei lavori. Di solito, per varie ragioni, comincia a svuotarsi molto prima, e questo è il segno evidentemente di un interesse concreto, vero, autentico, e vi ringrazio tutti per questa presenza. Allora, prego accomodarsi qui vicino. Preside Pesola. Sì, sono Marco Pesola, il preside della Scuola Medio d'Aosta di Bari. A parte ovviamente l'accordo, anche perché ho avuto la fortuna di avere sia Loredana Perla sia il professor Brusa nella mia scuola, sulla didattica laboratoriale non abbiamo ovviamente dubbio. Volevo esprimere soltanto alcune riflessioni su alcuni punti che a me sembrano anche nodali. Non mi avventuro in territori che mi sono sconosciuti per la mia non esperienza accademica in campo storico. Vorrei soltanto dire che per ciò che riguarda l'analisi delle fonti è ovvio che la multidimensionalità degli approcci e delle ricerche non può che andare a una progressiva diminuzione dell'importanza dei libri di testo, che però rappresentano purtroppo un grosso ostacolo proprio a mio avviso alla didattica laboratoriale, perché costringono in alvei abbastanza ristretti la didattica dei docenti, che tra l'altro per un mal compreso senso del dovere ritengono di dover pedissequamente seguire determinate cose. Vorrei richiamare solo l'attenzione su due snodi importanti. Voglio portare un contributo di consolazione al professor Brusa per ciò che riguarda la dimensione oraria. Io con una ingegneria diciamo organizzativa sono riuscito a riportare a 2 ore settimanali la storia e anche la geografia, ma il cahier de doléance sull'organizzazione dei curricula eccetera, eccetera potrebbe portarci molto lontano. Mi limito solo a dire questo perché ritengo importantissimo il contributo della memoria, e della memoria nel senso storico, non solo delle giornate della memoria. Ma abbiamo due fattori molto gravi dal punto di vista di quella oggettività che dovrebbe essere l'abito del docente, che dovrebbe porsi sia dalla parte dei vincitori sia di quelle dei vinti, e avere una capacità di raccontare in maniera non influenzata dalle proprie idee. Due esempi: Museo Palazzo Carignano a Torino, Reggio di Caserta, le guide, due interpretazioni assolutamente a mio avviso distorte dell'Unità d'Italia. Naturalmente è chiaro che i ragazzi rimangono sconvolti rispetto a quello che poi hanno sentito dal loro professore e che ovviamente si tenta di a cui si tenta di far assumere. Un altro esempio, il brigantaggio, quali possibilità di interpretazione lo sappiamo. Secondo esempio, e questo è ancora più grave a mio avviso, in una terra in cui noi ci vantiamo, io la mia scuola poi è il rione Iapigia, e gli Iapigi, o come dico io, gli Iapigioti, ultimi discendenti non del tutto degni di una tradizione precedente, noi apparteniamo alla Magna Grecia. È uno scandalo che nella storia io debba apprendere. Alcuni anni fa siamo andati in pullman in Grecia, passando dalle Termopili,
la nostra guida, che era un'archeologa greca ma che aveva studiato a Perugia, ha parlato ai ragazzi dello scudo su cui dovevano tornare i guerrieri spartani e che le madri mandavano o su questo o con questo. I ragazzi non sapevano che cos'era, che cos'erano le guerre della Grecia contro i persiani, contro i cosi, sapevano nulla. Ora io non so di chi sia la colpa, se di questa autoreferenzialità di cui qualche volta i docenti si assumono la responsabilità, o del fatto che non sia previsto l'insegnamento della storia greca e romana più dai nostri curricula, e abbiamo amplificato la storia del Novecento giustamente per i corsi quinquennali del superiore, ma nella scuola media, dove il corso è triennale, aver allargato alla sola terza media il programma di storia del Novecento a mio avviso appare sproporzionato. E quindi questi due snodi mi sembrano importantissimi: l'eventuale possibilità della multidimensionalità della ricerca, che va in soccorso alle posizioni influenzate da considerazioni personali, e quella della rivalutazione della storia della nostra terra. Grazie. Grazie Preside. E mette il dito nella piaga. E adesso inviterei l'insegnante Scardigno Antonietta, che si era prenotata per un intervento. Prego. Buonasera a tutti, grazie a tutti i relatori seduti al tavolo, grazie al pubblico ancora presente nonostante l'ora tarda, e delle riflessioni. Io anche con il professor Brusa sono qui a ricordare che ci troviamo in questa sala riuniti per le misure di accompagnamento alle indicazioni del 2012. L'ufficio regionale qui rappresentato ha commissionato all'università questo incontro, e quindi siamo veramente diciamo contenti di aver partecipato a una lectio magistralis di questo tipo. La storia della scuola va benissimo, l'università che forma i docenti va benissimo, poi c'è il passaggio però: la scuola è il bambino, la scuola è il ragazzino. E quindi dobbiamo un po' fare delle riflessioni su questo. Noi a giugno abbiamo ricevuto dal Ministero la bozza delle nuove indicazioni sulle quali dovevamo riflettere e dare poi un parere. C'è stato il periodo delle vacanze di mezzo, e quindi ci siamo rivisti a settembre con l'intento di approfondire, di fare uno studio proprio sulle nuove indicazioni. Per quello che riguarda la storia, io insegno storia in una scuola primaria di Cerignola, in una terza classe della scuola primaria, e quindi devo sottolineare l'impoverimento dei contenuti del nostro programma di storia. Va bene tutto, ci hanno convinti le metodologie, le finalità della storia, ma per i contenuti diciamo che avremmo desiderato che alcuni argomenti della storia d'Italia, non diciamo che la linea di demarcazione fra la scuola primaria e la scuola media non si fermasse soltanto alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, perché in pratica questi bambini di 9-10 anni, con la loro mentalità, solo loro studiano la storia, per esempio greca, la storia romana, in cui affonda le radici tutto il mondo occidentale, e quindi chiaramente doveva essere ripresa in qualche modo nella scuola media e oltre. Chi le ha pensate parla di non ripetitività del programma,
ma nei pareri, diciamo, delle scuole mi è piaciuta la proposta, per esempio, di questo curriculum a spirale, cioè proporre gli stessi quadri di civiltà con degli aspetti diversi, magari la quotidianità, tutto quello che è il quotidiano, magari nella scuola primaria, per passare poi via via ad argomenti più impegnativi, come la vita politica, quella economica delle civiltà. E quindi di questo facciamo anche delle riflessioni. Noi chiaramente fino alla terza elementare, a partire dalla scuola dell'infanzia, quando il racconto praticamente è sicuramente la forma privilegiata per fare storia con i bambini, ma dopo la storia personale e la storia della loro famiglia, dobbiamo comunque incominciare a sviluppare i concetti di cronologia, di durata, di periodizzazione, e quando i bambini hanno acquisito questi concetti dobbiamo incominciare a parlare delle civiltà, e quindi civiltà a confronto, ma è proprio povero di contenuti il nostro programma ormai, per cui il confronto fra le civiltà a volte è quasi impossibile. Chiedo ai professori presenti cosa pensano al riguardo, perché sento anche i colleghi, per cui non deve essere solo un mio pensiero personale questo, diciamo che sta mancando un po' a tutti, per esempio per la metodologia credo che ormai i docenti della scuola primaria sappiano come proporre certi argomenti ai bambini. Personalmente, per esempio, dopo la storia la storia della scuola, per esempio, adesso volevo invitare anche la professoressa che diceva di non avere a disposizione tante fonti sulla storia della scuola. Noi a Cerignola abbiamo un museo della storia e i bambini, almeno quelli miei, lo hanno visitato, hanno visto dove mangiavano a mensa i loro compagni vissuti 90 anni fa, e fanno il confronto con il piatto di plastica involucrato nel quale mangiano oggi. E oltre questo, dalla storia della terra, la storia della terra per esempio io l'ho insegnata con uno stratagemma. I bambini, siccome 4 miliardi e mezzo di anni fa erano troppo distanti da loro, abbiamo fatto immaginare che tutta la storia della terra si sia compiuta in un anno, e quindi mese per mese loro hanno praticamente, chiaramente era tutto inventato, ma non la storia inventata, la storia era quella vera, e abbiamo drammatizzato tutta questa storia facendo in modo che fosse più vicina al bambino, per far comprendere meglio i grandi eventi come la scomparsa dei dinosauri, la nascita dell'uomo, per passare poi alla preistoria, cioè 3 milioni di storia che oggi è racchiusa in 6-7 pagine del manuale che noi abbiamo. Anche lì sono d'accordissimo, è molto povero, abbiamo tutto un programma di terza elementare in 30 pagine, e quindi va bene. Questo, grazie a tutti. Grazie. Inviterei i prossimi colleghi ad essere molto stringati negli interventi, altrimenti non riusciamo a dare spazio a tutti. Prego. Buonasera, sono un'insegnante della scuola primaria. Sì, di nome e cognome? Sgaramella Nicoletta. La storia della storia. Nella scuola primaria l'insegnamento della storia ha avuto inizialmente una dimensione quasi esclusivamente contenutistico-espositiva e mnemonica. Si trattava di esporre e di far apprendere un certo programma di storia costituito da una serie cronologica di fatti e vicende, prevalentemente politico-militari, già spiegate e sistemate, relative ad un determinato periodo storico, storia antica in terza classe, medievale in quarta classe, moderna in quinta. Questo modo tradizionale di fare scuola fu attenuato dai programmi del 55, con l'avvertenza di non fare storia sistematica e ripetitiva, ma episodica, e di far rivivere il passato collegandolo intuitivamente al presente.
Dall'85 poi si è diffusa la tendenza a fare storia delle civiltà al posto della storia cronologica ed eventi, nella convinzione di giungere così ad un serio cambiamento di prospettive e di metodo. Ci risulta però che tale indirizzo abbia prodotto solo un cambio di contenuti, dato l'adultismo delle tematiche presentate e i tagli didattico informativo ripetitivo dato alle ricerche. Nelle indicazioni del 2007 la complessità della materia inserita nell'area storico-geografica è lo sfondo ineludibile del curriculum e una didattica plurale che sappia praticare strade diverse di insegnamento. Sembra la risposta più corrispondente a questa fisionomia della disciplina. Per questa sua complessità la disciplina richiede la formulazione di un percorso ben articolato con una progressione di attività e di conoscenze adatte alle diverse fasi dell'apprendimento che permetta di distribuire lungo tutto l'arco della primaria e della secondaria di primo grado i diversi compiti di apprendimento. Nelle vigenti indicazioni del 2012 pienamente esplicitato il senso dell'insegnamento della storia, lo studio della storia insieme alla memoria, alle generazioni viventi, alle percezioni del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formulare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. I primi saperi della storia, ossia la conoscenza cronologica, la misura del tempo, le periodizzazioni, possono essere sviluppati attraverso un lavoro pedagogico ricco a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali e ludiche con i più piccoli per arrivare con gli alunni alla capacità di costruire il fatto storico, indagandone i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause più profonde in relazione ai problemi con i quali l'uomo si è dovuto confrontare fino alle grandi questioni del presente. Occorre dunque aggiornare gli argomenti di studio, adeguandoli alle nuove prospettive, facendo sì che la storia sia nelle sue varie dimensioni, mondiale, europea, italiana e locale, si presenti come un intreccio significativo di persone, culture, economie, religioni, avvenimenti che costituiscono processi di grande rilevanza per il mondo attuale. Non a caso i nuclei tematici nei quali sono raggruppati gli obiettivi di apprendimento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado riguardano l'uso delle fonti, l'organizzazione delle informazioni, gli strumenti concettuali e la produzione scritta e orale con una particolare sottolineatura a favore dell'utilizzo di risorse digitali. In ordine al fare storia nella scuola primaria è dunque necessario puntare coraggiosamente ad un approccio interdisciplinare e trasversale che punti sulla didattica laboratoriale centrata sull'alunno e sull'operatività per promuovere la capacità di lettura di segni che variamente caratterizzano il paesaggio globale. Alla luce delle precedenti considerazioni, noi docenti del Circolo Didattico Rosmini di Andria siamo ben lieti di partecipare al percorso formativo di ricezione e azione Rete Labor e di collaborare con i docenti universitari per riflettere insieme sulle strategie didattiche della storia. Vi ringrazio, buonasera. Grazie, però proprio perché avremo poi spazio e tempo giusto per poter fare interventi anche un pochino più approfonditi e lunghi, ma adesso non abbiamo questo tempo. No. Se dobbiamo passare la parola al professore che deve rispondere, interventi molto stringati. Dunque, io sono Rossella Mauro, insegnante di scuola primaria e volevo un attimo muovere delle riflessioni, anche delle questioni che ho avvertito da grande appassionata di storia, dall'ascolto soprattutto della relazione di Ernesto Galli e poi degli altri relatori. Primo, io ritengo che sia fondamentale fare una differenza tra la storia e le storie. E penso questo sia il primo punto di partenza, perché forse la storia è il bisogno che ha da sempre avuto l'uomo di raccontarsi. E forse partendo da questo che noi dobbiamo pensare alla lettura della storia, che può essere sempre una lettura parziale, che può avere un determinato punto di vista, è comunque un'interpretazione. È una visione del cammino dell'umanità. Io quando racconto la storia dell'uomo penso sempre alla storia di ciascun uomo e quindi alla capacità che poi ha l'uomo di poter operare delle scelte nel presente e quindi dare la misura del senso della storia. Per questo io ritengo che come docenti di storia o come storici dobbiamo sempre
pensare e considerare al profondo senso della storia, che è questo bisogno innato dell'uomo di guardare il suo passato per interpretare il suo futuro. Per questo io credo che l'identità diventi importante come identità di un cittadino, qualcuno ha ben messo in luce questo, in un determinato momento, in un determinato luogo, e avere una propria identità non contrasti assolutamente con l'interculturalità, ma come l'io si confronta con il tu, l'avere la propria identità riesce a far comprendere meglio attraverso le somiglianze e le differenze l'altro. Ultima cosa, ci sono tante sollecitazioni, ma questa cosa vorrei chiedere al professor Galli della Loggia. L'altra cosa che mi veniva da chiederle era il rapporto con l'attualità, perché io non ho ben capito questo rapporto con l'attualità, perché io credo che il presente muovi moltissimo verso, cioè il passato, scusate, il passato muovi moltissimo verso il presente. O viceversa. Cioè noi siamo quello che siamo perché abbiamo un passato culturale alle spalle, e conoscere il nostro passato ci aiuta nel presente a muoverci nelle esperienze future. Concludo con una cosa che ha guidato me nella storia. Io ho ricevuto questa grande passione della storia dalla mia insegnante di storia delle scuole medie, che mi insegnava oltre alla storia generale la storia locale, e mi ha mosso alla curiosità verso il mondo circostante, verso la mia città, verso le cose che io vedevo, che guardavo, eccetera. E oggi, incontrando degli alunni, loro mi hanno detto: per me la storia mi muove ad essere curiosa, curioso verso il luogo che io abito, per capire chi l'ha abitato prima di me. Grazie. Grazie. Sì, sarò sì, ancora molto un paio breve, di domande. Sì. Quanti interventi ci sono ancora? Uno? Basta, sì. Quindi gli ultimi due. Sì, io sono Valerio Bernardi e sono un insegnante di triennio di liceo. Volevo porre tre questioni molto rapide, eccetera, che riguardano anche uno che insegna, diciamo, la storia alla fine di tutto un ciclo, no? Perché il mio compito non è quello di iniziare, è quello in qualche modo di chiudere, come ha detto anche il professor Brusa, probabilmente di insegnare a persone che devono acquisire una serie di competenze e conoscenze che poi non faranno gli storici, perché altrimenti farebbero i disoccupati. Cioè, mi devo porre queste cose. E volevo porre essenzialmente tre questioni. La prima riguarda la manualistica, no? Giustamente il professor Galli della Loggia ha detto che la nostra manualistica talvolta non è eccelsa. Posso essere d'accordo, ma allora la domanda è: che cosa si usa al posto del manuale? Oppure non è il caso di interrogarsi su come usare questo strumento? Perché questa è la prima cosa. La seconda questione, che probabilmente riguarda più un insegnante che sta alla conclusione, no, di un ciclo di studi, che è il ciclo, insomma, di studi superiori, e che oggi si è posta relativamente, è questo: io devo, secondo me, insegnare anche che la storia, ora la metto anche un po' sul piano filosofico, è una scienza ermeneutica, cioè sto interpretando il passato, e quindi devo entrare in tutto quel campo che ovviamente in cui dovrò usare il laboratorio, che è la storiografia, no? Allora lì come devo agire? Perché in fin dei conti, per un insegnante del triennio, probabilmente accanto ai vari laboratori che si possono fare di altre cose, il laboratorio storiografico è un laboratorio di una certa importanza. Allora, cosa facciamo con la storiografia? Terza questione, qui chiudo. Quando io, ovviamente io sono cittadino italiano, mi rendo conto dell'importanza della storia italiana, figuriamoci, però mi rendo conto che, per esempio, anche leggendo un testo come quello, che so, anche di uno storico liberale come Niall Ferguson, no, che si chiama Civiltà, mi rendo conto che la storia ha un ambito, cioè che la spiegazione che noi vogliamo dalla storia del nostro oggi, senza che questo deve essere un tentativo di attualizzazione, è comunque di una storia globale. Ora, io sono perfettamente convinto che noi non possiamo fare la storia di Capoverde, non possiamo fare la storia della Romania, eccetera, perfettamente d'accordo, però allo stesso tempo come facciamo a rendere conto della complessità del presente? Che c'è? Io sono convinto che la cittadinanza è importante, c'è una cittadinanza costituzionale, no, che è un modello probabilmente da seguire, ma come facciamo a conciliare tutto questo con un mondo in cui probabilmente, siccome il mio alunno non farà lo storico,
probabilmente non lavorerà negli archivi, ma forse lavorerà con i cinesi, forse lavorerà con gli arabi, forse lavorerà con tutta una serie di culture diverse dalla nostra. Allora, che cosa facciamo in questo caso? Grazie. Prego. Sono Angela Convertini, insegno nella scuola, sono docente di scuola dell'infanzia. Mi aggancio, proprio per velocizzare, a quanto ha detto la collega di primaria prima, al valore io-tu. Questo sicuramente è la cosa principale. Io amo la storia, mi piace, e lo trasmetto questo amore anche ai miei piccoli alunni. Contesto quanto ha appena detto il collega, perché conoscere le mie radici, essere consapevole della mia identità, non mi ha impedito di essere multiculturale nella mia vita, perché poi ho fatto varie esperienze, tra cui sposare anche un extracomunitario. Non mi ha impedito assolutamente di essere nata in un trullo nella Valle d'Itria, ed essere consapevole di questo non mi ha impedito di spaziare da nessuna parte, né mi ha impedito di entrare in contatto con qualsiasi altra civiltà. E trasmettere questa emozione, l'emozione di chi è il nonno ai miei alunni, è spontaneo quando per prima sono convinta di tutto questo. Grazie. Al professore il compito di rispondere. No, non risponderò naturalmente, perché c'è troppe questioni, tante interessanti, sulle quali, alcune delle quali mi colgono del tutto impreparato, non so che dire, per esempio sul problema di come si possa insegnare la storia dei bambini di 5, 6, 7 anni, insomma, della scuola primaria. Penso che forse lì bisognerebbe rovesciare le cose, cioè, ma è un'ipotesi che ve la vendo così per quello che vale, cioè che forse ai bambini più piccoli avrebbe più senso insegnare la storia più recente, la storia del loro contesto, più che la storia della preistoria, gli antichi romani, gli assiri, i babilonesi, che veramente sono cose che per un bambino si perdono nel nulla, io penso, però insomma, sono cose a cui non ho mai pensato, ma non ho neanche gli strumenti per arrivare ad un pensiero motivato. Invece ho delle opinioni su alcune altre questioni, quindi vi dico le mie opinioni. Dunque, allora, il primo problema è le fonti d'archivio. Io conosco le fonti d'archivio della storia contemporanea, come qualcuno ha ricordato, sono all'Archivio Centrale dello Stato a Roma, un gigantesco edificio, credo che ci siano alcuni, che raccoglie soltanto le fonti dello Stato italiano dal 1861 ad oggi, soltanto, quindi un secolo e mezzo, pochissimo rispetto a... E sono insomma, alcune decine di chilometri di... Allora, benissimo, usiamo le fonti d'archivio. Chi sceglie le fonti d'archivio? Quali fonti d'archivio? Ma cosa può sapere un ragazzo di 15-16 anni buttato nell'oceano? Perché si tratta di veri e propri oceani di documentazione. Come fa a decidere quali fonti? Perché il punto fondamentale per qualsiasi ricerca è la scelta del tipo di fonte. Allora, diciamo la verità, tutto si riduce al fatto che l'insegnante gli sceglierà 4-5 fonti e dice: queste sono le fonti, ma sono le fonti che dice lui, cioè, insomma, e sono fonti mirate ad una certa interpretazione, ad una certa lettura della storia. Quindi, e quello significa mettere in rapporto lo studente con le fonti, cioè dargli la possibilità di fornire lui un'interpretazione. Le fonti hanno un senso se tu sai che ci sono fonti di 10 tipi e tu scegli un tipo perché sei interessato a quel tipo di cosa, lo decidi tu sulla base delle tue conoscenze generali. Non si può usare le fonti senza avere un'approfondita conoscenza complessiva del problema. Questo è come la vedo io. Poi naturalmente si può, lo so benissimo che in tutti i manuali ci sta un appendice oppure un altro libro accanto, fonti e documenti, documenti e fonti, ma
Sì, certo, è interessante far vedere cos'era la Magna Carta, far vedere, ecco, vedi, questa era la Magna Carta, ma diciamo così, sono cose che il ragazzo, cioè, non possono essere, le fonti servono per un'elaborazione originale, originale, insisto sulla parola, originale della, del materiale che la fonte ti mette, con cui la fonte ti mette in contatto. Elaborazione originale che tu puoi fare sulla base di tutto il resto del contesto che tu conosci. Senza la conoscenza del contesto, una fonte non dice quasi nulla, dice quello che il professore gli vuol far dire proponendolo al ragazzo. Io la vedo così, cioè voglio dire, cioè, in tutta l'istruzione italiana, e non solo, perché quella francese è uguale, insomma, una mitologia, io credo, una mitologia degli strumenti per svincolare l'insegnamento dalla gabbia di ferro opprimente del manuale, per cercare di sottrarsi a questa appunto terribile costrizione che è il percorso manualistico. Non ne parliamo poi prima di quando c'erano ancora addirittura la, diciamo sì, la indicazione dei contenuti specifici dell'insegnamento, era così, il professore si sentiva veramente, lo capisco, un automa che doveva parlare e dire quello che gli era stato comandato di dire. Però non è, credo, con l'uso delle fonti, né con la ricerca scientifica, con questo altro mito, appunto, la ricerca scientifica. Ma per fare ricerca, la ricerca è una cosa molto difficile, seria e complicata. Non si può fare a un ragazzo di 15-16 anni la ricerca. Innanzitutto l'oggetto della ricerca può decidere cosa mi metto a ricercare, cosa devo ricercare, glielo dice il professore, immagino, no? Ma come si fa a pensare che un ragazzo di 15-16 anni possa essere l'autore di una ricerca? La ricerca implica un elemento di originalità, di autonomia intellettuale. Insomma, rendiamoci conto, la scuola non può presumere di avere davanti dei 25 anni, deve fare i conti con la realtà di un, e non deve aver paura l'insegnante di impugnare l'autorità del sapere verso chi non sa. Chi non sa non ha diritto di parlare, non ha diritto di esprimersi, di esprimere opinioni su ciò che appunto è materia, oggetto di scienza, diciamo così, insomma, di cultura, di sapere. Il sapere conferisce autorità a chi sa, e a chi non sa attribuisce il dovere di imparare. Questa cosa di costruire delle comunità presunte paritarie, in cui ci sono i discenti e i docenti che insieme si mettono a fare un lavoro, è una mistificazione, io credo, una mera mistificazione. E allora come si esce da questa prigione? Poi come si esce da questa prigione del manuale? Io credo in un solo modo, in un solo modo, è un modo molto banale, perché non ha, diciamo così, non si presenta con il luccicore delle formule, delle invenzioni anche lessicali, non si richiama grandi miti come quello della ricerca, quello del laboratorio, cioè attraverso la maggiore possibile conoscenza di ciò che insegna da parte dei docenti. I docenti devono leggere di più, devono sapere di più, devono farsi una cultura, adesso paradossalizzo, sterminata. Per insegnare bisogna sapere innanzitutto, soltanto chi sa molto e che ha una vera passione per ciò che sa riesce a trasmettere il sapere, e gli studenti questo lo capiscono immediatamente quando si trovano davanti. Vedete, il mio discorso appunto non può essere formalizzato in nessun modo, si affida a un discorso generale, ma diciamo così, il rapporto del pedagogico è il rapporto tra una persona ed un'altra, è un rapporto prettamente individuale fra un maestro e un allievo. Il maestro è colui che sa delle cose che l'allievo non sa, ma gli deve far capire che, e questo stabilisce un rapporto di disparità,
di disparità, ma gli deve far capire che questa disparità può essere colmata dal fatto che lui può benissimo apprendere quello che il maestro sa, e allora alla fine diventerà paritario il rapporto. Ma è fondato su questo. Io, scusate, come avete capito sono molto tradizionalista, forse qualcuno direbbe addirittura un conservatore e qualcuno cattivo direbbe addirittura un reazionario, ma non lo so. Quello che io dico è soltanto detto sulla base della mia esperienza. Io non ho la fortuna di essere un addestrato nelle discipline pedagogiche, quindi sono stato soltanto per molti anni un professore di storia e basta, insomma, non, nient'altro. E mi sono fatto un'idea anche sulla base dei miei buoni professori di storia o di altre cose. Il mio professore di storia era una persona che voi senz'altro conoscete, si chiamava Giorgio Candeloro, un grande storico italiano che ha scritto una famosa storia d'Italia. Non l'ho mai visto usare il manuale. Quando noi alla fine del seminario gli chiamo, ma allora cosa dobbiamo portare? Dice, ma quello che volete, leggete, non so, mi ricordo, dice, ci sarà senz'altro un capitolo in cui si parla delle cose che ho dette. Perché lui se ne impipava assolutamente di quello che c'era. Lui sapeva che cosa secondo lui era la rivoluzione francese, qual era stato il dramma, le forze in gioco, le questioni, le contraddizioni della società francese, e ce le raccontava e ci faceva sorgere quella cosa che è l'interesse, la curiosità a saperne di più. Poi qualcuno l'ha soddisfatta facendo lo storico, come me, altri no. Chiunque insegna la storia sa che il principale problema per i ragazzi interrogati è quello di rispondere, ma per quale ragione? Perché non, disgraziatamente nei nostri studenti è paurosamente diminuito il patrimonio lessicale. Gli studenti non sanno esprimere quel ragionamento in cui il valore delle parole è decisivo, il valore delle consecuzioni, della costruzione verbale, il ragionamento storico si affida tutto a questo, tutto a questo. Non è formalizzabile in appunto A, B, C, D. Non posso dirti le cause della rivoluzione francese formalizzando, devo farti un discorso. La spiegazione storica è un discorso. Il discorso richiede il possesso della lingua, da parte dell'insegnante anche. Gli insegnanti devono saper parlare. Il discorso storico è un discorso che fondamentalmente ha un elemento di retorica, nel senso nobile della parola, nel senso nobile, la retorica, cioè l'uso della parola, il saper usare la parola giusta per dire la cosa giusta. E tutto questo richiede appunto una ricchezza lessicale, concettuale anche, che agli studenti manca, e questo naturalmente è un problema. Io penso che sia uno dei problemi principali. A differenza delle materie scientifiche, in cui questa dote è richiesta in misura molto minore, non vuol dire che le materie scientifiche non sappiano insegnare a ragionare, assolutamente no, ma a organizzare un tipo di ragionamento. Il discorso storico è diverso dal discorso scientifico, e il discorso scientifico richiede delle qualità che appunto sono sue peculiari. Vengo alle obiezioni, le osservazioni che ha fatto il professor Brusa. A parte questo discorso interessantissimo delle ore, di cui l'Italia, la comunità italiana non ha avuto assolutamente la consapevolezza che in qualche modo alle sue spalle non so chi stava cambiando completamente il modello di formazione, modificando ore, aggiungendo, togliendo. Ma tu dicevi l'80? No, non ho capito. Nel 90. Germini, benissimo, si chiama Germini, maledetta la Germini, che ha fatto. No, Germini. No, voglio dire che. Adesso. No,
Allora, il problema dell'identità, che è il cuore del, diciamo così, forse della diversità, insomma, che mi separa dal professor Brusa. Tu dici no, cioè, io sono d'accordo con te, quell'identità della storia ottocentesca è impossibile più a riprodursi, cioè non ha più senso una storia che miri a costruire quell'identità. Però da qui a porre in alternativa a questa l'identità dei cittadini, come tu l'hai detto, cioè, se, che cos'è l'identità dei cittadini? Dei cittadini di che? Di dove? Sono cittadini di dove? Sono cittadini italiani? O si può essere cittadini in generale del mondo? No, naturalmente. Bisogna essere cittadini, l'educazione alla cittadinanza, l'identità dei cittadini è dei cittadini italiani, di quelli che si riconoscono, non so, mettiamo in una Costituzione, ma questa Costituzione non è che è piovuta dal cielo, è il frutto di una storia. È frutto di una identità storica nazionale fatta dalla lotta antifascista contro il fascismo, il fascismo o no? E allora, diciamo così, l'identità dei cittadini esce dalla finestra ma rientra, l'identità nazionale esce dalla finestra ma rientra dalla porta o viceversa. Cioè, io veramente, con la migliore buona volontà, mi riesce impossibile immaginare un racconto storico che prescinda da questo, e vedo anzi il pericolo in questa insistere su il fine dell'identità dei cittadini, il pericolo che ho già accennato del contemporaneismo, capisci? Cioè, se si è noi non siamo cittadini appunto di un'astratta Repubblica dei diritti, siamo cittadini della Repubblica italiana, che non nasce sotto un cavolo, nasce come frutto di una storia. Quindi che cosa vuol dire porre, diciamo così, l'educazione dei cittadini in alternativa o surrogato, non so. Sono d'accordo che non può più essere insegnata quella identità nazionale che era sicuramente intrisa in qualche modo di una certa boria nazionalistica, di una certa, anzi, unicità di considerare il percorso italiano come un percorso assolutamente privilegiato, unico al mondo, in cui noi avevamo inventato dalla bussola di Flavio Gioia fino a non so che, insomma, fino alla radio di Marconi, insomma, quelli della eccezionalità italiana, della eccellenza italiana al di là di tutto e di tutti. Questo evidentemente no, né appunto si può ammettere una costruzione di identità nazionale declinata politicamente, per cui appunto si escludono dalla costruzione storica di questa identità delle parti del paese, delle culture politiche che invece tutte quante bene o male poi si ritrovano e hanno contribuito. Quindi, per carità, appunto, allarghiamo al massimo lo spettro di questa identità, come è giusto, perché è un'identità a cui ha contribuito tutto un paese, con tutte le sue pazzie, saggezze, bellezze, bruttezze. Però come possiamo prescindere? Come possiamo prescindere da questo? Diciamo, sì, me lo chiedo. Insomma, noi siamo italiani, qui siamo a Bari, in Puglia, cioè al centro noi siamo educarci alla cittadinanza vuol dire o no educarci al fatto che in Italia c'è un grande problema nord-sud, e questo problema nord-sud non ci butta immediatamente nella storia d'Italia e nel come è stata fatta l'Italia, con chi, eccetera eccetera. Anche oggi, se io leggo un giornale, da buon cittadino leggo un giornale, vedo che questi temi sono continuamente all'ordine del giorno, e allora questi temi, appunto, io sono cittadino di questo paese, leggo questi giornali, sono il figlio di questa storia, di cosa volete che mi occupi? Il mio essere cittadino italiano significa conoscere la storia dell'Italia, vuol dire conoscere, e se io insegno la cittadinanza ad un bambino italiano a scuola, gli insegno che cos'è la sua storia,
da quale storia lui è venuto fuori e con quale storia si trova ancora a fare i conti, naturalmente, con quale storia si trova ancora a fare i conti, perché appunto i conti con la nostra storia appunto non abbiamo certo finito di farli oggi o domani. Per cui appunto il punto di vista elaborato nell'Ottocento, certo, figuriamoci, nell'archeologia delle archeologie, però questa cosa, liberarci dell'identità nazionale, ma scusate, ma noi oggi abbiamo questo problema dell'euro, l'Europa, eccetera, ma tutto questo non ci rimanda al fatto che noi non siamo come la Germania, che noi in qualche modo abbiamo più a che fare con la Spagna? E guarda caso, perché abbiamo a che fare più con la Spagna? Perché condividiamo alcune storie, siamo nel Mediterraneo, bla 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 bla. Cioè, tutto quello che è l'oggi non ci rimanda, e che noi dobbiamo sapere per fare le nostre scelte consapevoli cittadini, non ci rimanda inevitabilmente a quello che è alle nostre spalle, a questa faticosa, complessa, maledetta identità nazionale. A me pare di sì. Bene, bene. Se il professor Brusa vuole replicare, un minuto solo, così. Io non dico che non ci deve essere identità nazionale, ma il problema è se la storia è finalizzata alla costruzione di un'identità X, o se, siccome siamo in una società democratica, la storia serve per leggere la società, quella che è, in cui ci sono problemi italiani, problemi di altri paesi, eccetera. Secondo me questa è una strada diversa. Tecnicamente nasce dopo il 1950, grosso modo, questa idea di guardare la storia, in cui c'è tutta la storia italiana, ma c'è anche un'Italia che è in Europa, un'Europa che è nel mondo, in cui ti devi contestualizzare. Siccome tutto non si può studiare, sarebbe bello poter studiare tutto, ma noi dobbiamo fare delle priorità. Anche se avessimo 10 ore alla settimana, non possiamo studiare tutto. Certo, possiamo fare dei cenni, come si dice, cenni sulla storia dell'Europa orientale, cenni sulla, ma così, ci vuole un asse. Bene, grazie, grazie. Come vedete le posizioni sono dialettiche. E al professor Galli della Loggia noi diciamo grazie, perché ci consegna con questa sua lezione e con queste sue osservazioni di risposta agli interventi dei nostri discussant dei compiti per la ricerca, perché noi chiaramente ci interrogheremo poi all'interno della rete sulle scelte, e quindi grazie per questo. La seconda ragione per cui la ringraziamo è che il professore, nonostante l'influenza, che non voleva che lo dicessi ma io lo dico alla fine dell'incontro, si è messo in un treno e ha raggiunto Bari, e quindi noi lo ringraziamo per questo sacrificio che ha fatto. Grazie.